Il Veneto si conferma regione solidale. La donazione degli organi registra un'adesione quasi doppia rispetto al resto d'Italia. Nel 2023 è stato record di trapianti in regione. Perché ci abbiamo creduto, abbiamo dei professionisti che sono eccezionali, con dei team eccezionali, una grande cultura alla donazione, visto considerato che si vede che l'opposizione alla donazione in Italia mediamente è del 31%, in Veneto è sotto il 19%, il che vuol dire che la cultura della donazione e quindi conseguentemente del trapianto cresce sempre di più ed è una cultura che poi si trasforma in aspettative di vita per chi non ce l'ha. La parte nostra è continuare a investire, è quello che stiamo facendo, prova ne sia che si parla di trapianto di cuore non battente, si parla di trapianti, diciamo, che sono in crescita, 35 trapianti, diciamo, da donatori, diciamo, a cuore fermo, ma ancora gli oltre 760 trapianti di quest'anno, con dei primati unici, 76 trapianti di cuore piuttosto che i 193 di fegato e molto altro ancora. Voglio solo dire che poi dall'altro c'è l'animazione territoriale, cioè il lavoro dei volontari e il lavoro di tutti quelli che lavorano affinché ci sia questa cultura sempre più diffusa alla donazione. Una prova ne sia che sono oltre 2600 le donazioni di cornea ogni anno, siamo i primi a livello internazionale. Non si è spenta l'eco del voto in Consiglio regionale sui tempi definiti del fine vita, un voto fortemente politico visto il risultato, con molti consiglieri leghisti che hanno voltato le spalle a Zaia, che non esclude di normare la tempistica con una delibera di giunta. Ma oggi è anche il D-Day per l'apertura delle buste per le offerte per la pista di bob a Cortina. Adesso non esageriamo, non sono San Sebastiano e faccio le cose in cui credo e penso che sia corretto dire ai cittadini che il processo di fine vita è un processo che non abbiamo inventato noi ma esiste dal 2019, c'è una sentenza della Corte Costituzionale. Dal 2019 ad oggi 6 cittadini veneti hanno presentato la loro richiesta, 4 l'hanno vista rigettata, 2 l'hanno vista accettata, quindi il fine vita esiste a prescindere. La legge voleva, sostanzialmente la legge di iniziativa popolare, voleva normare i tempi di risposta, nel senso che se un cittadino malato terminale con le caratteristiche di una sofferenza insopportabile fisica e psicologica, della malattia irreversibile, quindi con diagnosi infausta, è tenuto in vita da supporti vitali e libero di intendere, capace di intendere e volere con una libera scelta, ha diritto a presentare la pratica. Questo esiste già, nessuno lo ferma. Ma guardi, adesso lo verificheremo, non lo escludo, però è pur vero che le 6 pratiche che abbiamo avuto sono tutte state pratiche evase, diciamo, con celerità. Penso che nessuno ha fatto delle moral suasion nei confronti dei comitati etici. Diciamo che quando arriva una pratica come questa, immagino che una persona che ha un minimo di dignità e un minimo di buon cuore capisce che dall'altra parte c'è una persona che sta soffrendo. Bob è arrivato all'offerta, adesso insomma la strada può sembrare meno in salita di prima. Ma sembra di sì, non è un progetto che governiamo noi, del Ministero delle Infrastrutture, quindi la società delle infrastrutture. Cercheremo di capire se l'azienda c'è, se ha titolo e ha tutti i requisiti, se ci sono le garanzie, dopodiché potremo dire che se CIO accetterà, ma questo dovremo capire. E in base alle garanzie che verranno date sulla tempistica, il bob si potrà realizzare. Io dico che va comunque realizzato solo nella condizione in cui sarà ad ospitare le Olimpiadi.